Siamo oggi al cimitero di Forio d'Ischia per commemorare e celebrare la figura di due grandi artisti e letterati. Siamo con il professor Nino D'Ambra. Questa è la tomba della moglie del maltese, la pittrice inglese Firer, che morì nel 1926. I cui dipinti sono stati conservati e verranno messi in esposizione stasera per la prima volta. È il caso di sottolineare che questi due artisti che vissero nel Torrione, Giovanni Maltese e la moglie Firer, che vissero nel Torrione la loro grande storia d'amore, ora si ricongiungono allo stesso nel Torrione con le loro opere, con la parte migliore della parte migliore di se stessi. Poi andremo sopra a vedere la tomba del marito, il grande scultore Giovanni Maltese, il più grande scultore che ha avuto l'isola d'Ischia fino ad oggi. Un grosso personaggio anche da altri punti di vista, era ritrattista magnifico, ed io ho detto in un debianico, ho detto che gli stessi studi fatti da Maltese da giovane sono gli stessi studi che ha fatto Picasso, uguali, l'ho visti io sia lui e sia l'altro. E i volti, che i ritratti che fa Maltese risuonano come i ritratti di Pellizza da Volpeno, quello del quarto stato, naturalmente precedentemente. E diciamo, sono 100 anni che è morto il Maltese, bisogna sottolineare questo grande avvenimento. Abbiamo sottolineato anche questo pochi giorni fa, un altro centenario della morte di Tommaso Cigano, grande omeopata, l'unico professore di omeopatia che è stato presso l'Università di Napoli. Unica e solo, non ce ne sono state più in tutta Italia. È stato anche un grande nel suo campo, all'altezza del Maltese. E nena a farla apposta, nello stesso anno morirono due grandi della nostra storia. Uno fra i tanti pregi del professor D'Ambra è proprio quello di far rinverdire la storia culturale europea, nazionale, ma in special modo dell'isola di Ischia, di Forio d'Ischia, anche attraverso la sua associazione meritoria, un'associazione culturale che abbraccia a 360 gradi la cultura, la storia, come dicevamo, e in specializzazione risorgimentale, possiamo dire così. Risorgimento a Garibaldi, diciamo, è la casa documentale di Garibaldi. Questo, come potremmo accomunare queste figure di grandi artisti come la Firer al periodo risorgimentale? Noi vediamo 1847, la data di nascita, sappiamo che Garibaldi entrò a Napoli il 7 settembre 1860, quindi siamo in un periodo borbonico. La nascita della Firer. Quindi, ma qua il 1900, la morte, siamo in 1926, nel ventennio fascista. Nel ventennio fascista, bravo. Diciamo che i soggetti del Maltese erano buona parte risorgimentali. Allora, solamente un saluto anche all'assessorato e al sindaco di Forio, che ha voluto fortemente questa manifestazione. Grazie professore, allora a dopo. Significativa cerimonia di omaggio alla moglie del grande artista foriano Giovanni Maltese, la pittrice poliglotta, come si legge sulla lapide
la signora Fayer, che ha onorato della sua presenza e della sua arte la storia del nostro paese, che ha caratterizzato con il messaggio della sua arte un'esistenza all'insegna dei colori, della vivacità dei colori, quindi un omaggio alla bellezza del nostro territorio, e soprattutto è passata alla storia per il grande gesto di generosità al termine quasi della sua esistenza, donando gran parte delle opere prodotte da Giovanni Maltese al comune di Forio. Se oggi il comune di Forio può vantare un patrimonio di così inestimabile valore, lo si deve appunto alla generosità di questa inglese che si innamorò prima di Forio e poi di Giovanni Maltese. È una tomba che magari a molti sfugge e che molto distrattamente spesso a volte associamo addirittura a personaggi che magari nulla hanno a che vedere con Forio. Ed è stato molto bello in questi giorni approfondire la conoscenza di questi personaggi, così come approfondire una serie di immagini e di simboli che, nonostante tutto, nonostante l'oblio, nonostante la frenesia dei ritmi della nostra vita quotidiana, si continuano a verificare nel nostro paese, perché chiedendo un po' ai custodi del cimitero comunale dove si trovasse la tomba, il bravo Michele, il preparato Michele, custode del cimitero, mi ha detto: c'è qualche anima buona che ogni tanto, per fortuna, si ricorda della Fayer. Ebbene, quest'anima buona risponde al nome del storico Nino D'Ambra, presidente del Centro di Ricerche Storiche D'Ambra, che ha dato un contributo fondamentale alla buona riuscita di queste celebrazioni in onore di Giovanni Maltese a 100 anni dalla morte. Ma per dare anche maggiore segno e significato agli eventi, cedo subito la parola al vice sindaco Giovanni Matarese. Io ringrazio tutti quanti gli intervenuti. Questa vuole essere un primo segno tangibile dell'interesse e dell'importanza che l'amministrazione comunale deve dare a quelle che sono le memorie storiche di Forio. Ringrazio in particolare la presenza della preside Astino, perché ritengo che sia fondamentale che la collaborazione con le scuole, perché anche nelle scuole deve essere rinverdite e valorizzate quelle che sono appunto le memorie storiche, le eccellenze culturali di cui Forio è ricchissima. Ripeto, questo spero che si tratti solamente di una prima manifestazione, anche se significativa, perché è importante e fondamentale che il patrimonio culturale storico venga ad essere valorizzato, un patrimonio enorme che abbiamo di Forio, che forse probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente negli anni è stato trascurato, non è stata prestata la dovuta attenzione. È un primo momento significativo. Io ringrazio nuovamente tutti quanti coloro i quali hanno partecipato, in particolare l'azione. Poi le lascio sicuramente la parola all'avvocato Nino D'Ambra, che può dare un primo, anche se succinto, diciamo così, spunto su quelle l'opera del Maltese e su quelle che saranno le iniziative a seguire. Grazie. Noi abbiamo scritto tutto sul Maltese nel Deplian, nel catalogo che vi sarà distribuito dal Comune di Forio, e abbiamo scritto tutto sulla Fayer, la moglie del Maltese, e loro vissero un momento felice nella tomba, nella torre di Forio, che rappresenta il nostro passato, rappresenta tutta la storia dei nostri antenati. E ricorda 1000 anni di terrore che gli antenati nostri hanno sopportato fino al 1830 per l'invasione di pirati islamici. Vorrei ricordare un episodio: nel 1544, dietro Ventotene si nascosero, ci sono documenti, io parlo solo con documenti, se qualcuno per tabulas, come dicono gli avvocati, è carte, se non ci sono le carte, non su carte. Nel 1544 150 navi di pirati islamici capeggiati dal famigerato Kareddin Barbarossa si nascose dietro Ventotene, 150 navi dell'epoca chiaramente, e circondarono tutto questo spazio dell'isola, prendendo soprattutto i foriani e portandoseli
furono oltre 2000, abbiamo diverse fonti importanti, furono oltre 2000 i furiani che andarono schiavi nelle coste del Nord Africa, perché la favolistica dice che venivano qua, andavano, no, chi li guardavano molto bene, perché chi erano oggetti di vendita, dunque dovevano essere illibate per alzare il prezzo. Se erano poco illibati, il prezzo scendeva. Allora loro li guardavano bene, sia gli uomini e sia le donne. Due di questi rapiti abitavano a via Casa Di Maio, ed erano padre e figlio che furono rapiti, un Vincenzo Regine e il figlio, che furono rapiti a Venere di Forì. Io sono andato e furono venduti al Bey, governatore di Tunisi dell'epoca. Io sono andato lì a Tunisi a vedere il posto dove questi lavoravano. Ebbero un buon posto perché lavoravano nel terreno di questo Bey, di questo governatore. La moglie che rimase qua si vendette tutta la sua proprietà, perché chi le perse di scatto, per riscattare il figlio e il marito. Riscattò il figlio e il marito e furono inviati a Ventotene in cerca di ventura, in cerca di lavoro, e a Ventotene c'è una statua nella chiesa di Santa Candida, entrando sulla destra che si vede Santa Candida, Vincenzo il padre e il figlio inginocchiati che offrono le catene alla Madonna Santa Candida. Non ce la diamo più. Questa è una delle cose più importanti del nostro passato e della nostra isola. Di questo ci sono diverse fonti documentali. All'archivio di Stato di Napoli, una fonte enorme, e oltre qui all'isola di Ischia. Vogliamo procedere? Procediamo. Sì, questo è stato oggetto di confronto con lo storico Nino D'Ambra, abbiamo preferito conservare tutto l'olio.